questa è una cosa grave, ma è una cosa molto grave, sapete perché? Perché questa delibera è stata approvata dal Consiglio il 30 marzo, è stata pubblicata il 4 aprile, ma il Comune di Avellino, quando ha voluto, è uscita sui giornali, ha fatto conferenze stampe per assoservizi, per dire che arrivavano le cartelle pazze, per dire che mandavano le cartelle per le cartelle contro il codice della strada, però non ha pubblicizzato questa delibera, che oltretutto pubblicata il 4 aprile con scadenza di presentazione della domanda di rottamazione il 2 maggio, cioè praticamente meno di un mese. Ma qual è il problema? Che nessuno ha pubblicizzato questa cosa, cioè che io trovo veramente, ma anche nei confronti dei contribuenti lo trovo scorretto, ma lo trovo anche scorretto nei confronti del comune stesso, che se ha fatto questa delibera è perché ha effettivamente un problema anche legato al bilancio, legato a delle entrate, quindi hanno promosso questa delibera per rientrare. Ma se tu non la pubblicizzi, ma chi è che, cioè chi viene ad aderire? Io stesso avevo dei clienti con i quali insomma siamo sia in commissione tributaria, con degli altri clienti con i quali iscriverò proprio insomma in commissione tributaria i ricorsi prossimamente, che avrebbero magari anche voluto aderire, perché ovviamente senza sanzioni, senza interessi, su importi bassi, anche andando contro il mio lavoro, che è quello di stare in tribunale, ovviamente, insomma, io faccio l'avvocato, quindi più vado in tribunale per me è meglio, però ritengo anche che i contribuenti vadano protetti, quindi lì dove c'è una sorta di rateizzazione, di rottamazione, ed è conveniente per il contribuente, gli dai anche il giusto consiglio. Allora questo è grave perché loro non l'hanno pubblicizzata, hanno fatto una delibera di fretta e furia, non lo hanno detto a nessuno. Però poi di norma legato a questo c'è un atto dell'assessore Iaverone, che è ancora oggi in piedi, che è sui pignoramenti, cioè loro hanno sospeso i pignoramenti presso terzi al di sotto dei 5.000 euro, e il collega di Assoservizi, voglio dire, non è assolutamente una notizia riservata, mi ha detto che è ancora in piedi questa sorta di rottamazione anche sui pignoramenti. Infatti il mio cliente, molto probabilmente qualcuno dei miei clienti aderirà, ma questo per dire, abbiamo una delibera di rottamazione che è stata pubblicata il 4 aprile e il 2 maggio è scaduta e nessuno l'ha pubblicizzata, abbiamo questa nota dell'assessore che va incontro ai pignoramenti sollevati da Assoservizi. Allora io quello che chiedo è innanzitutto di ripristinare un attimo la legalità. Adesso qui io non voglio andare contro nessuno, ci mancherebbe, però quello che chiedo agli amministratori locali, se vogliono bene a questa città, ma soprattutto se vogliono bene ai cittadini avellinesi, che farebbero bene a fare una cosa. Sarà anche, voglio dire, mia sollecitudine chiamare qualche consigliere comunale o magari anche l'assessore, affinché riaprano i termini di questa rottamazione. Ritengo che sia la cosa più intelligente, più corretta, ma nei confronti dell'amministrazione, che tutto sommato in quell'occasione si è prodigata alla rottamazione e quindi al rientro delle somme, e anche nei confronti dei contribuenti che non ne sapevano nulla. Allora basterebbe soltanto che o l'assessore o un consigliere comunale andasse in consiglio e chiedesse di prorogare questi termini, quindi di riaprire tutto sommato questa delibera e di dare dei termini più lunghi. Allora considerate che ad oggi a mia conoscenza sono arrivate 20-30 adesioni, che sono veramente poche rispetto ai tanti avvisi di accertamento e di ingiunzioni che sono stati inviati ai cittadini avellinesi. Allora questo comune vuole rientrare dai debiti, vuole un bilancio più solido, vuole combattere, diciamo, questa sorta di mancati pagamenti, che secondo me sono sempre colpa del comune e non dei contribuenti, perché per tanti anni gli avvisi di accertamento non sono stati inviati o comunque non sono stati inviati correttamente. Allora io dico, se volete bene la città, fareste bene a riaprire i termini di questa rottamazione, quindi di dare la possibilità ai contribuenti
di aderire e di pagare il giusto dovuto al comune, perché io credo che il giusto dovuto rispetto ad una mancanza che è stata quella dell'ufficio tributi sarebbe pagare il tributo senza sanzioni e senza interessi. Sarebbe davvero anche forse l'ultima cosa che fa questo consiglio, ma sarebbe davvero la cosa più corretta nei confronti degli avellinesi.